Un saluto agli amici di Medico Snake. Allora, non urlo più di tanto perché sono circa le 5 e mezza del mattino e mi sto preparando per ritornare a Napoli. Un'altra cosa che voglio dirvi è che sto vloggando per il mio NEC sul 5X, quindi mi scuso un po' per la bassa qualità delle immagini. Allora, come potete vedere, ho messo già lo zaino sulle spalle e tutto è già pronto qua a terra per viaggiare con me e farò quindi tipo quattro tappe diverse. Farò Torino, Garbagnate Milanese, Garbagnate Milanese, Milano Centrale, Milano Centrale, Napoli. Quindi in queste tappe mi farete compagnia e verrete con me a Napoli. Allora amici di Mitico Snake, come potete vedere mi trovo all'interno del veicolo e sì, purtroppo sto sfruttando la luce interna. Allora, prima tappa, Torino, Garbagnate Milanese per riconsegnare il veicolo lavorativo. Allora amici di Mitico Snake, come potete vedere qui si viaggia ancora, sono ancora alla guida e come dice il nostro caro navigatore di bordo mi ci vuole circa un'altra ora per arrivare a Garbagnate Milanese. Allora amici di Mitico Snake, bello, guardate qua, non capita tutti i giorni di vedere il sole all'alba. Intanto mancano ancora circa 20 minuti per arrivare a Garbagnate Milanese. Allora amici di Mitico Snake, sono arrivato da qualche minuto qui a Garbagnate Milanese, però prima di andare in azienda a parcheggiare il veicolo lavorativo mi sono fermato al McDonald's per godermi una buona colazione.
Amici di Medico Snack, come avete potuto vedere, ho consumato la mia colazione. Devo dire che mi sento leggermente meglio. Adesso si corre in azienda a parcheggiare il veicolo lavorativo e poi devo dirigermi alle varie stazioni per prendere i vari treni per ritornare a Napoli. Allora, amici di Medico Snack, punto della situazione: sono andato in azienda, ho posato il veicolo lavorativo e posso dire finalmente chiusa la prima tappa, ovvero Torino Garbagnate Milanese. Adesso mi aspetta una seconda tappa, Garbagnate Milanese Milano Centrale. Allora, amici, punto della situazione: sono arrivato alla stazione di Garbagnate, nemmeno il tempo di acquistare il biglietto, qualche minuto e passare il treno, e adesso mi dirigo a Bovisa, che purtroppo dovrò cambiare da Bovisa a Milano Centrale. Un altro appunto: devo dire che il mio Nexus 5X con il vlog si la sta cavando abbastanza bene, in accoppiata con Filmic, che mi consente di catturare l'audio da fonti esterne, come in questo caso il mio fidato microfono, ovviamente quello secondario. Allora, amici, punto della situazione leggermente tragico: sono arrivato a Milano Bovisa, mi sono perso già due treni che mi avrebbero dovuto portare a Milano Centrale. Adesso mi tocca aspettare il prossimo, credo verso le 9:19. Attenderò qui da tabellone. Ok, amici, dopo aver perso due treni che erano diretti a Milano Centrale, il terzo è quello buono, quindi non mi resta che attenderlo e rimettermi nuovamente in viaggio. Allora, amici, nella clip precedente la mia faccia la diceva tutta: finalmente sono arrivato a Milano Centrale. Adesso non mi resta che attendere circa due ore per il prossimo treno, ovvero quello là che mi porterà da Milano a Napoli. Veramente queste due ore non saprò cosa fare, ma qualcosa pur mi inventerò. Allora, amici, ero entrato nel McDonald's per sfruttare un po' la rete elettrica, così mi dava un po' di vantaggio nel montare questo vlog, però nulla, le prese elettriche erano disattivate, potevo solo sfruttare la connessione wifi. Vuol dire che mi troverò qualcos'altro per perdere il tempo nell'attesa che arrivi l'ora che mi divide da treno per Napoli. Allora, nuovo aggiornamento: finalmente il treno che mi riporta a Napoli è stato annunciato, quindi mi dirigo al binario 16. Finalmente vado a mettermi un po' comodo e saprò come ammazzare il tempo fino a Napoli. Magari un po' di Netflix, magari, chissà, inizierò a montare questo video. Insomma, del tempo sul treno ce n'è stato da perdere. Allora, amici, finalmente quell'estenuante ora che mi divideva dal treno che mi porta a Napoli è passata. Adesso sto seduto qua comodamente, all'incirca 5 ore per ritornare a Napoli. Qui ci sarà da passare il tempo, magari inizierò a montare già questo video e lo posterò nella domenica di maggio, oppure magari guarderò qualche film su Netflix, tanto qua internet a palla, computer, smartphone ce ne ho, quindi manca. Quindi veramente so come passare il mio tempo fino a Napoli.
Allora amici di Medico Snake, come avevo detto prima, mi sono qui attrezzato con il mio computer, la presa elettrica perché come già saprete la batteria non va, e sono già pronto a montare questo vlog che sto girando in questo momento. Però una piccola pecca, dato che il mio Nexus 5X da computer non viene riconosciuto come memoria di massa, mi sono portato appresso e non è mai mancato il mio adattatore Type-C e una pendrive USB, perché in questo modo trasferirò prima tutti i miei file video dallo smartphone alla pendrive e poi di conseguenza dalla pendrive al mio computer per iniziare questo editing. Allora amici di Medico Snake, ho passato i file del computer, ho editato parte di questo vlog, adesso ho rimesso a posto il computer perché vorrei riposare un po' fino a Napoli, anche perché sto sveglio dalle 5 di stamattina e fare tante piccole tappe è un pochino stancante. Intanto vi lascio alla visione di qualche clip di qualche bel paesaggio. Allora amici di Medico Snake, sono appena arrivato a Napoli, adesso la prima cosa da fare prima di ritornare al paese dove abito è di andare al bar qui a Napoli dal mio amico a prendermi un buon caffè. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me. Drift into places I should leave. So close to the end. Allora, amici di Medico Snake, ho consumato il caffè dal mio amico. Purtroppo non sono riuscito a fare la clip perché al momento della registrazione mi hanno fatto la chiamata e si è bloccata la videoripresa. Però tranquilli che mi sono gustato un bel caffè napoletano qui dal mio amico. Un'altra cosa, questo vlog finisce qua e se vi è piaciuto vi raccomando aspetto la vostra qua in basso nei commenti. E lasciate anche un bel pollicione in su se questo vlog vi è piaciuto. E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e soprattutto condividete questo video. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram dove sono molto molto attivo. Là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale, compresi gli aggiornamenti di questo vlog che ho registrato. E noi come sempre, già lo sapete, solito giorno, solito orario, ci vediamo domenica mattina alle 11 qui sul mio canale YouTube. Ciao! I'm rolling like water.